Salve a tutti ragazzi, bentornati su Farming Simulator 22. Oggi siamo sulla mappa The Old Stream Farm. Vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, ragazzi, che è gratuito. Iscrivetevi, supportatemi e lasciate sempre un bel pollicione all'insù. Allora, ragazzi, prima di iniziare volevo dire due parole veloci veloci, ragazzi, sull'aggiornamento che è uscito, la patch 1.3. È stata rilasciata ieri, sia per PC sia per console, naturalmente. Dove sono stati, insomma, fissati un po' di problemini, dei tanti tanti bug che c'erano, soprattutto riguardanti, secondo me, le console, tipo, che ne so, il problema delle balle al negozio dei veicoli, anche se a me non mi è mai accaduto, penso più per le console accadeva questo. E anzi, voi amici di console, ragazzi che mi seguite, fatemi sapere nei commenti se tanti problemi che avevate prima sono stati risolti con questa patch. E quindi boh, non vi sto a elencare tutte le cose che sono state fissate, comunque sia. Ce n'erano una bella lista di bug risolti e sono stati aggiunti poi nuovi veicoli, mi sa in totale 8 se non sbaglio, tra mietitrici, mi sa due mietitrici nuove, altri attrezzi insomma, e un marchio nuovo ragazzi, un marchio olandese, eccolo qua ragazzi, della Ploeger, che si tratta di una botte, diciamo, per congimare. Eccola qua, guardate che bestia. La Ploger, e questa nella realtà ancora non è in commercio, ragazzi, nella vita reale. E quindi avremo un attimo, la proveremo più avanti, ragazzi. Secondo me molto bella. Guardate qua. E niente, ragazzi, tutto qua. Poi sono state aggiunte, se non sbaglio, le targhe alle auto del traffico. Le fluttuazioni dei prezzi, adesso possiamo vedere il prezzo minimo e il prezzo massimo. Stavo dando un'occhiatina, diciamo, queste erano le cose un po' più importanti. Vedete, come, ad esempio, il frumento, il prezzo più alto 1200, il prezzo più basso 850. No, sono uscito fuori. Vedete. Così possiamo capire fino a quando può salire il prezzo, insomma, vedete? Così vediamo che può salire fino a un massimo di 1200. Insomma, un po' più, molto, secondo me è una cosa molto utile. Così capiamo, è più facile capire il prezzo fino a quando può arrivare un prodotto, vedete? E vabbè, questa secondo me è la parte un po' più che mi ha, insomma, più importante per me, secondo me, novità, poi il resto ragazzi vediamo, speriamo che sia migliorato il gioco, io adesso ci sto giocando per la prima volta dopo l'aggiornamento, vediamo un po' che succede. Allora, detto questo ragazzi, andiamo un attimino a lavorare. Allora, l'ultima volta abbiamo comprato la Sigma e abbiamo fresato il nostro vignetino che io poi ho terminato, ragazzi. Eccolo qua, adesso è da fertilizzare. E ho finito di passare il rullo al campo dove c'avevo l'avena. Adesso c'ho da passare il sarchiatore. E ragazzi, oggi andremo a comprare un nuovo trattore, ragazzi. Una mod italiana. Cioè un trattore italiano, sempre fa parte della serie Fiat Agri, raga, ho trovato sui siti esterni, ragazzi, quindi solo per PC. Fiat Agri, ci andiamo a prendere il 100. Ci sono due modelli, ragazzi. Ma vi faccio vedere. Eccoli qua, ragazzi. Allora, c'è questo modello qua. Che va dai, vedete, dai motore 70-90 fino a un massimo di. Quindi abbiamo il 70-80-90, 85-90, ragazzi. Quando riguarda la potenza. E poi c'è quest'altro modello che va dal 90-90, poi abbiamo il 100-90, il 110-90 e poi c'è il 110, no, il 100-90 turbo, quindi 120 cavalli, e il 110-90 turbo
quindi con 130 cavalli, ragazzi. E io stavo a vedere un attimino, abbiamo il 180, quindi io abbiamo l'L95, quindi dobbiamo prendere una via di mezzo tra i due, quindi prenderò questo qua turbo, anche se l'unica cosa che mi piace è la marmitta, questa così bianca, un po' cromata, che sinceramente non è che mi piace, non mi piace per niente, però voglio prendere questo da 130 cavalli. Andiamo a vedere un attimino le configurazioni pure. Allora, le marche a gomme possiamo mettere Trelleborg, Michelin e basta. Andiamo un po' un attimino, lo prendiamo. Mettiamoci le Trelleborg con i pneumatici larghi, così va bene. Questo che cos'è? Questi sono i parafanghi che io direi di metterceli, sia avanti che dietro. Poi senza lampeggiante, con lampeggiante, vabbè, mettiamocene uno. Poi qua che è? Questa griglietta davanti, no, non ce la voglio. Extra luci, altre luci, ma sì, mettiamocele. Design che cambia, il peso avanti, sì, mettiamocelo. Cancellato frontale, no. Motore abbiamo visto, a posto, ragazzi. Compriamolo così, ci viene a costare 28 e 300. Ok, ci abbiamo un terzo trattore, ragazzi, che ci serviva, raga, quindi era da comprare. Adesso voglio un attimino, volevo prendere pure un altro campo più avanti, quindi i trattori ci servono. Andiamo un attimino a vedere, raga, non è male. Vediamo un attimino se non ha problemi o che, perché sempre dai siti esterni, raga, sta sempre il pericolo che tante mod sono fatte bene, funzionanti, però c'è sempre il rischio che di prenderne una che non funziona o ha dei difetti. Comunque, vediamo un attimino. Allora, io qua mo devo passare il sarchiatore, raga, e poi voglio andare a comprare un attimino un altro, un'altra mod che ho messa, ragazzi, che mo vi farò vedere. Però voglio un attimino avviare il lavoro qua all'operaio. Voglio fare un attimino tutto il perimetro, almeno speriamo che non ha problemi dopo. Allora, dai, però. E si tratta, raga, volevo comprare un carrello elevatore, un muletto, non so come chiamarlo, che useremo per la movimentazione, insomma, dei pallet, roba varia. E l'ho trovato, ragazzi, una mod sempre sui siti esterni. Un carrello, un muletto, insomma, autoload, cioè che prende senza che ci stiamo impazziando in forca i pallet, raga, che è sempre una rottura di scatole. Questo li prenderai in automatico. Mo lo voglio provare perché sono curioso di vedere come funziona, raga. Però io devo finire prima un attimino questo lavoro, perché poi dovrò mandare avanti il tempo in modo tale che mi usciranno i primi pallet di uva dalle serre, così iniziamo pure a avviare la produzione del vino, raga. Quindi abbiamo un bel po' di cosine da fare. E poi voglio prendere un altro campo, raga, perché ci voglio mettere il mais. Voglio fare il mais. Quindi qua speriamo che faccia subito l'operaio. Allora, vai. Trattorino pare, raga, che funziona benone. Non è male. E allora, andiamo a vedere sta. Eccolo qua, ragazzi. È questo qua, una mod di Big Daddy Mod. Ci sono due modelli, Manitou e lo Junger Rich, mamma mia. Vabbè, uno da 37, raga, compriamo quello che costa di meno, il Manitou. Vedete, Autoload, Pallet Autoload. Eccolo qua, raga. Quindi GPS, vabbè, non ci interessa. Compriamocelo e via. Eccolo qua. Andiamo a provare subito, raga. Allora, vediamo un attimino le impostazioni. Questo può caricare, vediamo un po' un attimino. Quindi pallet contenitore liquidi, pallet big bag, quindi euro pallet fuori misura, euro pallet. Ok, vediamo un po' un attimino se va. Dobbiamo fare
Allora, vediamo se prende questo in automatico. Vediamo un po'. Allora, che devo premere però? Vediamo un attimino. Allora, contro destro L. Quindi contro destro L. Che fa di? Cioè, che mi ha fatto uscire là? Ma che è sta cosa? Un attimino devo capire, raga, che come cacchio funziona, perché non è che ci ho capito un granché, eh. Queste sono le cinghie, vabbè. Però non ho capito come funziona. Forse non è questo il pallet. Allora ragazzi, ho capito finalmente. Ho sbagliato a mettere il tipo di pallet. In pratica avevo messo devo mettere euro pallet fuori misura. Adesso così funziona. In pratica mi avvicino e premo R. Eccolo qua ragazzi. E me lo vado a portare dove mi pare. E poi per scaricare premo I. Vedete? E me lo butta là. Ok, perfetto ragazzi. Vabbè, questo conviene adesso portarcelo. Ok, molto comodo, raga. Soprattutto per me, che io insomma le madonne le faccio arrivare ogni volta quando devo caricare, raga. Soprattutto a mano, perché a volte, visto, si buggano, si, cioè ci vuole molta pazienza che io non ho. Quindi così, ragazzi, secondo me ci aiuta tantissimo. Quindi andiamo un attimino, facciamo in questo modo, andiamo subito a provare con le serre. Dobbiamo vedere se quei pallet sono questi qua. Vabbè, poi proviamo, raga. Allora qua, ragazzi, mi avete consigliato di mettere per le galline il sorgo. Io qua ci vado a seminare il sorgo qua al campo, questo qua numero 1. Però devo aspettare aprile, quindi dobbiamo andare avanti il gioco. Siamo in questo modo, quindi ragazzi ci abbiamo preso anche un bel muletto, e questo lo useremo soprattutto per le serre, ma anche per casomai per rifornire le nostre seminatrici qua in farm. Insomma, un bel po' di cosette, ragazzi, le facciamo qua. Allora, io penso che questo intanto mi sia cascato, che non l'ho agganciato. Dai, su. Io voglio un attimino usare questo magazzino qua per i pallet. Oh no, qua tanto che ci devo mettere? Niente, quindi io le posiziono qua e via. Vediamo un attimino a che punto sta il nostro operaio, perché se no non possiamo andare avanti il tempozzo. Il tempozzo, questo dice che ha finito, ma ne dubito. Allora, qua non me lo dice, ma qua sicuramente ci dobbiamo dare una bottarella qua. Quindi ragazzi, abbiamo tutti i trattori marchio italiano, quindi andiamo, dai. Vabbè, mo se non è proprio preciso preciso qua, raga, su. Un po' d'erbetta che mi uscirà, non fa niente. Io sono sicuro che qua non c'è passato. Non c'è passato, sicuro. Ok. Dai, così mandiamo avanti il tempo. Vabbè, dai, facciamo finta che va bene. Sennò qua non riusciamo a fare nulla. Ok, dai, facciamo finta che va bene. Andiamo. Questo tu te ne arrivai in farm. In farme. Torna in farme. Allora, vai. Vai, vai, vai. Vai in farm. No, mercante. In farm.
E allora noi andiamo in farm perché ci andiamo un attimino, mandiamo avanti il tempo, andiamo a dormire, dai, entra, andiamo al giorno dopo. Ok. Quindi ci abbiamo... Qua piove. Ok, perfetto. Allora, andiamo a vedere se è uscito qualche pallettino. Così andiamo subito. Attiviamo la nostra produzione di vino, raga. Aspettando il nostro vigneto che matura. Intanto noi usiamo l'uva delle nostre belle serre. Eccole qua, ragazzi. Guardate che spettacolo. Ok, raga, quindi queste così ce le prendiamo. Vediamo un po' un attimino. Allora, queste così non le prendi, quindi dovrei vedere se sono questi. Ok, questi qua sono perfetto. Peccato che ne può prendere uno solo. Adesso pure provare a vedere se ne prende un altro, ma... due. Beh, li prende però. Magari un terzo. No, tre no. Vabbè, due perfetto, dai. Che mi segna i semi? Non lo so. Vabbè ragazzi, allora io queste qua mo dove dovrei scaricare? Ah, qua le devo scaricare. Sì, eccole qua che l'ha prese già. Guardate che spettacolo. Guardate. Ok. E quindi raga, dobbiamo fare questa lavorazione qua. Mo io le prendo così. Oh, porca miseria. Le siamo, ci mette sempre avanti, no? Di lato. Ok, perfetto. Facciamo così. Non so perché mi segna sempre il pallet, un pallet di semi, raga. Cioè io ho l'uva. Ok. Andiamo all'altra serre. Questa sta a posto per il momento. Andiamo a caricare anche quest'uvetta qua. Quindi dai. Perfetto. Allora, io mo voglio andare a vedere un attimino se è partita la produzione, raga, perché vedete pure questo se sta attivata o meno. Quindi da qua, ragazzi, mo con quest'uva qua stiamo a fare il mosto che poi useremo più avanti, lo portiamo alla seconda fase, raga. Quindi quest'uva qua diventerà mosto di uva, e questa è la prima fase. Dopodiché, quando è pronto, ragazzi, andremo a caricare. Carichiamo da qua e l'andiamo a portare di qua alla fase 2, raga. Fase 2, dove verrà fatto il vino, quello torbido, diventerà vino torbido. Dopodiché diventerà vino chiarificato, viene la chiarificazione, e dopodiché verrà imbottigliato, raga. Quindi tutte le fasi facciamo. Ehi, che è successo? Che è successo? Mo? Mo non va più. Dai, no? Che spettacolo così, raga. Ma non lo so, mo me l'ha caricato uno solo. Vabbè. Non è funzionando al 100% sta mod, secondo me c'ha qualche problemino. Vedete? Come segna. Non me l'ha fatto caricare l'altro. Vabbè. Queste cinghie, va? Non lo so. Che mi mette le cinghie? Oddio. Oddio.
carica anche un terzo, perché prima non mi sono messo proprio di fronte. Può essere pure, raga, eh. No, no. No, non me lo fa carica. Massimo di due, però va bene. Allora, andiamo a vedere un attimino la produzione. Se è partita, se è partita. Ok. No, non è partita ancora perché ecco qua, mo è partita. Vedete? Che non era attiva, raga. Lo sapevo io. Quindi, poi questa qua, ragazzi, il mosto lo portiamo di qua, dove andremo a fare il vino, questo torbido, diciamo, quello ancora non è pronto. Ok, quindi mo sta a fa, vedete, mo ha iniziato proprio. Quindi facciamo l'immagazzinamento. Io potrei mettere pure, però la distribuzione mi va direttamente alla fase 2. Però raga, mo per il momento all'inizio voglio farlo io tutte le varie fasi, che è più bello pure, secondo me. E poi più avanti, raga, quando ci avremo un po' pure più di più cose da fare, raga, chiaramente poi se non abbiamo tempo possiamo pure mettere distribuzione e le varie fasi, casomai le fa da solo. Però adesso, raga, voglio pure vedere come funziona, raga, deve essere pure carino, insomma, fa tutte le fasi. Quindi abbiamo ultimi tre e abbiamo terminato, ragazzi. E per oggi, ragazzi, chiudiamo qua, raga. Quindi, quanto riguarda i campi, ragazzi, ci abbiamo da seminare, quindi il sorgo e il mais, e poi ci sono, insomma, da fertilizzare, insomma, tanto lavoro da fare ci abbiamo, però questo l'abbiamo avviato, raga, che era importantissimo. Così la nostra azienda inizia a produrre il vino subito subito. Questo, ragazzi, ci porterà dei soldi, raga. Questa è importante, questa azienda. No, che questa ci porterà un sacco di soldi. Ok, prendiamo l'ultimo e stiamo a posto così. Vabbè, ragazzi, concludiamo qua, raga. Spero vi sia piaciuto il gameplay. Lasciate sempre un bel pollicione all'insù e iscrivetevi al canale, ragazzi. Supportatemi, mi raccomando. Ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!